parlare oggi sono è il modo in cui raccogliamo la portata massima in una rete idraulica, in realtà, sulla base della teoria dell'idrogramma istantaneo unitario e prendendo come idrogramma istantaneo unitario una funzione esponenziale. E questo ci serve perché con la portata massima poi andremo ad usare l'idraulica di moto uniforme per trovare il diametro dei cubi. Rispetto al problema normale di calcolare le onde di piede, noi infatti abbiamo un problema in più, che è quello che la rete ancora non ce l'abbiamo. Se invece andiamo a calcolare l'onda di piede in un fiume, la rete ce l'abbiamo già definita. Quindi il nostro problema è un po' più complesso di quello che si ha in generale, e l'idea è che dobbiamo usare comunque un metodo relativamente semplice, perché non dovremo poi appunto risolvere un problema di tipo inverso, cioè andare a costruire la rete avendo alcune informazioni. La situazione in cui vi trovate è questa, in cui avete un'area. Quest'area in particolare è costruita, ma voi potreste averla anche non costruita, la dovete suddividere in sottoaree. La suddivisione in sottoaree in realtà parte dalla conoscenza del tracciato stradale oppure dalla configurazione del tracciato stradale, perché voi la fognatura bianca la ponete sotto le strade, per i motivi che abbiamo illustrato in varie lezioni precedenti. Una volta che voi avete la rete, i vostri tubi, che qui sono segnati in verde, assegnate un'area di competenza per ciascuno dei tubi. Come abbiamo già detto più volte, quest'area di competenza viene assegnata un po' a sentimento, cioè cercando di capire quali sono le aree che presumibilmente drenano dentro quella parte. Non c'è un modo oggettivo di fare questa cosa. Un po' si potrebbe seguire la topografia, ma molto spesso le aree che afferiscono ad una certa conduttura sono legate alla disposizione dei tetti, dei pluviali, delle case, e quindi non è una cosa che si può decidere così con un criterio semplicemente geometrico. Bisognerebbe avere fare un'analisi di tutte queste micro distribuzione del drenaggio, che non sempre è possibile fare. Le precipitazioni, come sapete, sono le precipitazioni con un assegnato tempo di ritorno, per esempio 10 anni, e si utilizzano precipitazioni di intensità costante per la progettazione della fognatura. Almeno così suggerisco io, e così suggerisce anche il gruppo dei deflussi urbani italiano. In passato si sono usate altre forme di ietogrammi, per esempio uno ietogramma che non vi sto qui ad illustrare, che si chiama Chicago, che potreste anche sentire, è uno di questi. O si potrebbero identificare altre forme degli ietogrammi. Noi usiamo uno ietogramma costante. Uno ietogramma costante che cosa significa? Che naturalmente uno ietogramma costante di precipitazione efficace. Questa precipitazione efficace qui la chiamiamo P. E per avere uno ietogramma costante, vedete disegnato qui, in realtà era una taglia, un'altra aula questa, uno ietogramma costante è una cosa di questo tipo. P è l'intensità, ma moltiplicata per uno scalino alto 1 e di lunghezza T con P.
Come si fa a rappresentare matematicamente questa cosa? Lo si fa con queste distribuzioni di Heaviside, che vedete sono quelle H, dove H di T è definita 1 se T è maggiore di 0, cioè questa funzione che vedete in questa parte centrale, e 0 per T minore di 0. Allora, H di T è maggiore di 0 per t maggiore di 0. Per ottenere uno scalino devo moltiplicarla per un'altra h di t, in particolare per h di t meno t, t con p meno t. Difatti h, abbiamo detto, è maggiore di 0 se il suo argomento è maggiore di 0. Quindi h, la seconda funzione h, è maggiore di 0 quando t con p meno t è maggiore di 0, cioè quando t è minore di t con p. E siamo quindi in questa situazione. Il prodotto di queste due funzioni, come appare sopra qui, mi dà appunto lo scalino che mi serve. L'impulso rettangolare, se volete, di precipitazione efficace che mi serve. E qui è rappresentata. Questa non è propriamente una funzione, perché sarebbe la funzione costante dappertutto, salvo il punto 0 in cui non ha derivata. Costante per t minore di 0 è uguale a 0, costante per t maggiore di 0 e ha una derivata particolare, cioè non avrebbe derivata nel punto di discontinuità. Allora, se ricordiamo la teoria dell'idrogramma centrale unitario che vi ho illustrato la volta scorsa, la mia portata che cosa è data? È data da T, dove che è l'area del mio sottobacino particolare. Per P, che è l'intensità costante, l'altezza di precipitazione efficace, che per il momento chiamiamo P, poi la esplicherò questa P in funzione delle curve di possibilità pluviometrica, per l'integrale da 0 a t della funzione dell'idrogramma istantaneo unitario calcolato in t men tau, per la precipitazione efficace calcolata in tau. Ma la precipitazione efficace calcolata in tau altro non è che p, che ho già portato fuori dall'integrale, per il prodotto di h di tau per h di t di p meno tau. Questa praticamente è 1 se 0 è compreso fra t e t con p. Come è fatto questo integrale? E nella sostanza gran parte del nostro lavoro è calcolare questo integrale. Allora, se t è minore, se t è minore di 0, l'argomento dell'integrale è 0. Quindi l'integrale per t minore uguale di 0 è 0. Per t compreso tra 0 e t con p, il prodotto dei due h mi dà 1. Allora l'integrale si riduce a quello che vedete sotto. Si riduce all'integrale tra 0 e t con p dell'idrogramma istantaneo unitario di t men tau in de tau. Questo per t maggiore di 0, no? Per t maggiore di t con p. E naturalmente minore di t con p. Ok. Oh no, ok, qui non ho guardato una cosa. Per t maggiore, allora per t compreso fra 0 e t con p, questo vale 1, e ho semplicemente l'integrale fra 0 e t dell'idrogramma istantaneo unitario in t men tau in de tau. Se t è maggiore di t con p, fin tanto che la variabile tau mi varia fra 0 e t con p, questo mi vale 1. Quando la variabile è più grande di t con p, l'integrale vale 0. Quindi questo integrale per t maggiore di t con p si
si riduce all'integrale tra 0 e t con p dell'idrogramma istantaneo unitario di t men tau in d tau. La differenza nel caso compreso tra 0 e t con p è l'elemento superiore dell'integrale. Faccio un esempio. Questa è la Q di T. Questo è, diciamo, questo è l'integrando di quella funzione lì. Quindi è, chiamiamolo I di T. E questo è T. E supponiamo che questo sia T con P. Trascurando i primi due termini, l'integrale di questa funzione tra 0, se t è minore di t con p, supponiamo che t nell'estremo superiore sia questo, e chiamiamola t' per distinguerlo, l'integrale della funzione è quest'area qua. Quindi è semplicemente l'integrale della funzione calcolato per l'estremo superiore, che è t', chiamiamolo così, questa è di t. Se estendiamo l'integrale a t con p va sempre bene. Questa funzione in realtà è moltiplicata per quest'altra funzione. Quando l'integrale, vado a fare l'integrale per t maggiore di t con p, questa funzione qui è 0. Quest'altra funzione qui è differente da 0, ma non me ne importa nulla, io continuo ad integrare fino a t con p e questo elemento non ha non porta nessun aumento di area all'interno dell'integrale. È zero. Il prodotto delle due di questa funzione e questa funzione è zero, e quindi l'integrale per t maggiore di t con p è zero. Quindi mi rimane solo l'integrale fra 0 e t con p di questa funzione qua. Se andiamo a scriverlo in modo esplicito, allora ho che per 0 minore di t di t con p la mia portata è uguale ad at i per l'integrale dell'idrogramma istantaneo unitario in tau di tau in de tau. Qui ci va tau e tau. Viceversa, l'integrale fra 0 e t con p che avevo scritto nell'espressione, l'integrale di una funzione qualsiasi fra 0 e t con p di g di tau in d tau, questo lo posso esprimere come l'integrale fra 0 e t di g di tau in d tau meno l'integrale tra t meno t con p e t di g di tau in d tau. Adesso sono andato dietro, che è quello che ho fatto qui. Sì, tra 0, scusate,
Lo riscrivo in quella forma perché per me è interessante avere l'integrale, lo stesso integrale. Vedete, in pratica lo stesso integrale dell'ideogramma istantaneo unitario compare in tutti i tre gli elementi che compongono la portata. Come ideogramma istantaneo unitario posso prendere una funzione di questo tipo, la funzione esponenziale. Qui lambda l'ho definito al numeratore, quindi alle dimensioni di un inverso di un tempo, in qualche caso lo definisco al denominatore, allora ha le dimensioni di un tempo, comunque non cambia assolutamente nulla. Quindi per esempio il mio integrale tra 0 e t dell'idrogramma istantaneo unitario in tau, di tau in d tau è uguale, basta fare le sostituzioni. Questo integrale lo sapete calcolare facilmente, lambda lo porto fuori, poi è e alla meno lambda t, l'integrale sarebbe meno 1 su lambda e alla meno lambda t, che si mangia il lambda che sta a moltiplicare, il risultato finale una volta sostituiti i valori estremi, qui c'è t, non tau, è uguale ad 1 meno e alla meno lambda t. Una cosa che so fare è, cambiando opportunamente gli estremi, come appare qui, avendo fatto questo integrale, sono in grado di calcolare esattamente la portata che risulta da questa espressione. Qui ho in realtà aggiunto una cosa, P l'ho esplicitato, questo sarebbe P, questo prima l'avevo chiamato A di T, vabbè. Questo è P perché questa è l'intensità ottenuta con le curve di possibilità pluviometrica moltiplicata per il coefficiente di afflusso, che è un numero tra 0 e 1 che voi ottenete andando a considerare le superfici che compongono le vostre aree. 1 meno e alla meno lambda t è il valore dell'integrale e questo è il valore dell'integrale una volta dell'integrale per t maggiore di t con p una volta che si è fatto tutto il calcolo. Un idrogramma di questo tipo in generale è detto idrogramma di Clark, che Clark lo aveva usato per la prima volta. Come lo andiamo a calcolare questo integrale? Allora, la vostra portata, questa è la vostra formula della portata. È giusta, è sbagliata? Questo è un modello molto semplice di calcolo delle portate. Il tipo di idrogramma che io ho scelto non è in verità molto realistico, ma vi assicuro che si usa perché comunque con opportuna scelta del parametro lambda riproduce abbastanza bene i massimi delle portate, che è quello che a noi serve per progettare la fognatura. C'è un'ulteriore cosa di cui tenere presente nei calcoli, come esprimiamo le varie quantità. Quando ragioniamo in questi termini per una fognatura, di solito l'area è espressa in ettari. Mentre la precipitazione, che voi avete calcolato con le curve di possibilità pluviometrica, siete abituati ad esprimerla in millimetri o in millimetri all'ora, per esempio. Anche se la calcolate su intervalli di tempo più corti di un'ora, per esempio la calcolate in 10 minuti e voi dite la precipitazione in 10 minuti è 50 mm all'ora. Sarebbero stati 50 mm se fosse continuata così per un'ora, ma in realtà è durata 10 minuti, quindi è un sesto di 50 mm.
6 per 7 42, 6 per 8 48, 8,3 periodico millimetri in totale. L'idrogramma istantaneo in Italia, questo integrale qua si chiama anche SA idrograph in letteratura. Che si chiami SA idrograph perché ha la forma di una S in qualche modo, ha la forma di una probabilità. In effetti l'idrogramma, la curva esponenziale che noi abbiamo scelto sopra per t maggiore di 0, è una distribuzione di probabilità integrata tra 0 e infinito da 1. E io vi potrei dimostrare che gli idrogrammi istantanei unitari sono delle distribuzioni di probabilità. Di che cosa? Di una quantità che si chiama tempo di residenza, che è la quantità di tempo che l'acqua sta dentro il vostro bacino. Allora, negli anni 30 del secolo scorso, quando questa teoria è stata formulata, queste cose non si sapevano, nemmeno negli anni 50, quando in qualche modo ha raggiunto un po' di maturità, però si capiva che era una a forma di S, e quindi lo si era chiamato SA idrograph. La portata, l'SA idrograph dovrebbe essere adimensionale di suo, perché l'idrogramma istantaneo unitario è uno su un tempo, si integra su un tempo, diventa una quantità dimensionale. La portata invece che voi calcolate con tutte, cioè l'SA idrograph, l'integrale è adimensionale. Questa parte qua è adimensionale, quella sotto parentesi. Tutta la dimensionalità vi è data da questo, ma se questo è in ettari e questo è in millimetri, allora voi ottenete un volume che non è in metri cubi al secondo o in litri al secondo come vorreste, ma è in ettari per millimetri per ore alla meno 1. Quindi per trasformarlo in unità di misura che voi volete dovete fare un cambiamento, entrate con quei dati che vi ho detto io in ettari, ed è bene che entriate con i dati come vi ho detto io in ettari e in millimetri all'ora, perché se voi entrate con dati per esempio in metri al secondo e che ne so in metri quadri, ad un certo momento del calcolo ottenete dei valori così piccoli che escono dalla capacità di calcolo del vostro computer e ottenete degli zeri. Dici, cosa c'è che non va? Ho sbagliato le unità di misura del mio sistema. Dovete quindi applicare un fattore di conversione. Tutto qua, il concetto è questo. Il fattore di conversione è 10 diviso 3.6. E qui è l'esempio di un calcolo di questo tipo. Quindi davanti alla formula in realtà dovete mettere un fattore B che dipende dalle unità, per fare la conversione corretta delle unità di misura che voi volete. 10 alla 1 su n per 3.6, l'n esce dalle curve di possibilità più geometriche. Va bene, questa è la nostra curva. Come va? Che tipo di andamento ha questo tipo di curva? Beh, dobbiamo dare un valore numerico ad A, il valore grande, il valore numerico ad A piccolo ce l'abbiamo dalle curve di possibilità più geometrica, il valore di N ce l'abbiamo dalle curve di possibilità più geometrica. Il valore di Φ deriverà da un'analisi delle superfici sulle quali voi state calcolando la massima portata. Quindi tutta sta roba qua, eccettuato il TP, questo è un numero. TP rimane una variabile, lambda è un parametro che ancora voi non conoscete,
supponiamo che sia 5 minuti, 1 su 5 minuti in questo caso, perché è l'inverso di un tempo, come ordine di grandezza nelle fognature, 1 su 5 minuti. E qui avete poi la variabile temporale che vi esprime l'idrogramma, cioè come varia l'idrogramma nel tempo, e la durata della precipitazione che è anch'essa una variabile libera, perché le curve di possibilità pluviometrica vi danno semplicemente Tp come variabile, che andamento ha questo. Però se noi cominciamo a mettere dei numeri così magari a caso, quello che vedete è che l'andamento qualitativo di quella funzione è fatto così. È un andamento che voi avete visto varie volte, perché è lo stesso tipo di andamento che voi misurate nel caricamento e scaricamento di un condensatore, fisica 1. Il massimo, se questo è T con P, questo è T con P, il massimo si raggiunge per T uguale a T con P. La portata di picco quindi si ha quando per T uguale a T con P, vabbè qui ho messo l'uguale di qua, ma è lo stesso, è continua la curva, si raggiunge per 1 meno E alla meno lambda T con P. Quindi la mia portata di picco è QP, che a questo punto è la funzione di T, solo di T, ma non più del tempo di precipitazione, cioè o meglio è funzione di T con P, non è più funzione del tempo, la portata di picco, qui ci va T con P, è uguale a questa espressione che prendiamo qua, dove al posto di T abbiamo messo T con P. Quella T, questa di nuovo non è un numero, è una variabile, A è un numero, A piccolo è un numero, Phi è un numero, N è un numero, ma la durata della precipitazione che mi dà la portata di picco ancora non è un numero. Io tra tutte le durate di i picchi voglio il picco massimo. Io posso andare facilmente a disegnare tanti T con P qui. Quello che otterrei sarebbero curve di questo tipo qua. E quello che a me interessa è il più grande, questo dei picchi. Se vado a interpolare tutti i picchi, ottengo una curva che ha questa forma, che è esattamente quella che ottenete disegnando, usando come variabile T con P, questa espressione. Per ottenere dove sta il massimo di questa espressione, ovvero la massima portata, ovvero la più grande fra le portate di picco, basta che derivi quella espressione rispetto a T con P. Ed è quello che suggerisco di fare qui. Se derivo quella espressione rispetto a T con P, che cosa devo fare? Beh, torniamo un attimo indietro. Dobbiamo, tutta la cosa che sta a sinistra qui va a moltiplicare, perché non dipende da T con P. Derivo prima questo T con P alla N-1 che mi darà N-1 per T con P alla N-2 per tutto questo inalterato, e poi tengo tutto questo inalterato e derivo 1 meno E alla meno lambda T con P che mi dà meno lambda
e alla meno t con t come derivata. Il risultato è quello che vedete sotto. Allora, a t con r andava a moltiplicare n meno 1 era l'esponente, t con t è la n meno 2 o derivata della prima parte, 1 meno e alla meno lambda t con p, ho derivato il primo addendo, poi ho a t con p alla n meno 1 per a fi lambda e la lambda t con p. Tra i due addendi posso raccogliere tutta questa quantità qua. Questa quantità qua è di sicuro positiva, quindi dal punto di vista del mio problema non importa nulla, perché io devo uguagliare questa quantità che è la derivata uguale a zero. Se perché quella quantità sia uguale a zero, la parte che è fra le parentesi graffe deve essere uguale a zero. Se pongo il tutto uguale a zero, quello che ottengo è questa cosa qua. Quello che compare all'interno delle parentesi graffe uguale a zero è questo. Ottengo n uguale 1 meno r per e alla meno r diviso 1 per e alla meno r, dove ho definito r uguale lambda per t con p. Poi ho anche sviluppato in serie di Taylor sta roba, perché in un certo momento avevo voluto dimostrare in modo analitico che questa funzione ha effettivamente un solo massimo. N è noto dalle curve di possibilità poliometrica. R dipende. A me piacerebbe trovare il tempo di precipitazione che mi dà la massima portata. Purtroppo questo è intimamente legato a quel valore di lambda, quel parametro che entra nella definizione dell'idrogramma istantaneo unitario. E su questo dovrò trovare un sistema per assegnare lambda. Vi ho dato una ricetta per dire: in prima approssimazione prendete lambda uguale 1 diviso 5 minuti. E t in questo caso dovete misurare i minuti, almeno l'esponente. Come è fatta quella curva lì? Beh, in realtà ho disegnato 1 meno n. Se n per esempio in questo caso è 0.6, perché l'ho ottenuto dalle mie curve di possibilità pluviometrica, 1 meno n è 0.4 ed è la linea tratteggiata che voi vedete. L'altra funzione, che è r per e alla meno r diviso 1 meno e alla meno r, è invece la curva qua che vedete disegnata qua. La soluzione di quell'equazione si trova al punto di incrocio e mi dà questo valore. Qui ho chiamato x la variabile, ma in realtà è il valore di r. Chiamiamolo il valore di r, che chiamiamo r star, che mi dà che cosa? Mi serve a determinare il tempo che mi dà la massima portata. Allora distinguiamo: portata di picco è la massima portata in un idrogramma, la massima portata è la massima tra le varie portate di picco che posso avere al variare del tempo di precipitazione. Chiamiamo R star, questa soluzione qui che ho trovato mettendo i numeri, chiamiamola R star, R asterisco se preferite. E allora la andiamo a sostituire nella nostra espressione. Allora la mia portata massima è, che cos'è? Sarà uguale ad A grande, A piccolo, P. Poi ho esplicitato il T con P. Il T con P era uguale a che cosa? Ad R, cioè, meglio avevo R uguale lambda T con P, quindi T con P uguale ad R diviso lambda. Quindi mi viene lambda alla 1 meno n ed r star alla n meno 1
per 1 meno R star. Allora la mia procedura di massimizzazione che cosa mi determina? Sicuramente mi dà il valore di questo termine qua. Quest'altro termine che ho a sinistra ce l'ho dalle condizioni che vi ho elencato prima. Quello che mi manca di determinare è questo lambda la 1 meno n. Quindi la mia portata di tutto dipende in realtà da quel lambda che compare nell'idrogramma istantaneo unitario. La portata di picco in questo caso è funzione di questo parametro lambda. L'interpretazione di questo parametro lambda, che io non vi dimostro ma vi enuncio, è che quel lambda è il tempo medio di residenza dell'acqua all'interno del bacino. Cioè se io prendo tutti i miei volumetti di acqua e mi chiedo quanto quel volumetto di acqua sta all'interno del bacino, il tempo medio che mi sta dentro è proprio non lambda ma 1 su lambda, scusate, perché è un tempo, lambda è 1 su un tempo. Quindi la mia portata massima dipende da quanto mediamente sta l'acqua dentro al mio sottobacino ennesimo. E contemporaneamente da questo dipende anche il tempo di precipitazione che mi dà la massima portata. Abbiamo imparato su due cose diverse, cioè una cosa abbiamo imparato che certo in funzione del modello che abbiamo scelto, ma questo vi posso assicurare che è del tutto generale, il tempo di precipitazione che mi dà la massima portata in un certo bacino dipende dalla struttura del bacino. La struttura in questo caso è tutta racchiusa nella forma che io do all'idrogramma istantaneo unitario, che io assumo sia una rappresentazione ragionevole di tutta la dinamica dell'acqua al di fuori della rete idraulica. C'è tutta una serie di valutazioni sperimentali per determinare questo lambda e noi useremo una di queste determinazioni, ma la vediamo quando andiamo a fare i conti realmente in laboratorio. È interessante anche definire questa quantità, la portata massima diviso l'area del mio bacino. Questo storicamente si chiama coefficiente idrometrico da Udos, che voleva dire umidità. Si usa questo coefficiente idrometrico perché nella teoria iniziale, quella sviluppata più di un secolo fa, questo coefficiente idrometrico aveva un ruolo particolare che io non mi vado ad illustrare perché è un'eredità del metodo italiano che non mi vado ad illustrare perché mi complica la vita senza darvi dei risultati ragionevoli. Però se qualcuno vi chiede che cos'è il coefficiente idrometrico, voi dovete sapere che è la massima portata diviso l'area del bacino. E anche chi si è occupato di progettazione di fogliature si è abituato a ragionare in termini di coefficiente idrometrico, cioè di capire anche, di confrontare se i suoi calcoli sono ragionevoli, capendo quanto è il coefficiente idrometrico di una fogliatura. Io mi aspetto, per esempio, che il coefficiente idrometrico di una fogliatura sia compreso tra i 150 e i 250 litri al secondo per ettaro. Dopo, su alcune superfici particolarmente impervie e per precipitazioni per zone particolarmente piovose può essere superiore. Viceversa, per superfici molto permeabili posso aspettarmi che questo sia anche inferiore. Se io sto facendo una bonifica, cioè tutte le mie superfici sono superfici di campagna in cui il coefficiente di afflusso è dell'ordine del 0,3-0,2, il coefficiente idrometrico sarà basso, mi aspetto minore di 100 litri al secondo per ettaro, per cui in alcuni testi in cui in realtà la mente andava più a situazioni piuttosto poco inurbate
o alle situazioni di calcolo delle bonifiche, quando riesce 250 metri litri al secondo per ettaro, un vecchio ormai nonno dell'ingegneria mi direbbe: ma no, è troppo, deve essere super inferiore ai 100 litri al secondo per ettaro. Ma no, invece 150-250 si ottengono, come vedrete e calcolerete voi stessi. Quindi qui, anche se forse non avete compreso bene tutto l'insieme di ragionamenti, siete in grado di calcolare a questo punto qual è la portata massima